stamattina tardi e ho una sensazione di senso di colpa. Sono svegliata tardi. Google, quanti gradi ci sono oggi a Firenze? Oggi a Firenze ci si aspetta una massima di 17 gradi e una minima di 11. Ok, quindi oggi farà caldo, devo vestire abbastanza leggera. Buongiorno, sono a fuoco. Sì, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, oggi è giovedì 18 gennaio e è tardi. Che sono le 9 e quasi un quarto. Devo ancora fare colazione, però in compenso ho fatto tutto quello che dovevo fare in casa, quindi ho pulito, ho rassettato, poi mi sono anche proprio fatta la doccia, mi sono lavata i capelli, quindi un restyling completo sia della persona che della casa. Ora faccio la doccia e poi avevo in mente di mettermi subito a lavorare, ma poi mi sono ricordata che oggi è giovedì e quindi c'è il mercato qui a Peretola e voglio andare a comprare un po' di pesce. Ho preso l'abitudine di mangiare il pesce azzurro almeno una volta a settimana e in particolare io prendo le sardine, me le faccio in padella con un pochino di pomodoro, prezzemolo e aglio, e al mio fidanzato quelle non piacciono, quindi le faccio solamente per me, le posso fare anche a pranzo quando lui non c'è e mi piace proprio andarle a comprare al mercato qui a Peretola perché ha del pesce fresco buono. Oppure le prendo alla Conad, però solitamente le faccio il giovedì a pranzo, perché poi stasera metto fuori il lumido passa il venerdì mattina e il lunedì mattina, quindi è perfetto e non si sente poi dopo la puzza. Va bene che ho il secchione del lumido in balcone, quindi mano a mano che riempio le bustine che ho sotto al lavandino, poi le metto lì nel secchione, però poi non mi va di lasciare gli scarti del pesce per troppi giorni. E quindi sì, stamattina andremo al mercato, vi faccio vedere com'è cute proprio il mercato di Peretola, è piccolissimo, c'è cioè una piazzetta piccola piccola, c'è la chiesa, poi c'è il tabaccaio, c'è il bar, c'è la gelateria, qualche altro negozietto e poi ci sono poche bancarelle, c'è quello che vende il pane e la schiacciata, poi c'è la bancarella del pesce, c'è il fruttivendolo, poi ci sono due bancarelle carinissime che vendono maglieria in cashmere, poi c'è quello che vende le pantofole, quello che vende i pigiami, l'intimo e poi basta, è finito. E poi ci sono due stradine carine qua in questo borgo di Peretola che vi giuro a me sembra di stare nel mio paese perché è proprio carino, pittoresco e non sembra per niente Firenze. Il centro mi sembra più impersonale, è vero che è bellissimo con tutti i suoi musei, le chiese e assolutamente vanno visitate, le abbiamo visitate, mi manca qualcosa e lo farò prima di andare via a febbraio. Però poi è sempre pieno di turisti e invece qui vedi proprio la vera gente del posto, cioè i veri fiorentini. E nulla, quindi questo è per dire che adesso mi devo assolutamente sbrigare a fare colazione e poi devo iniziare la giornata perché ho una marea di cose da fare anche di lavoro. Però prima il robottino. Sì, ve l'ho detto, sono le 9 e un quarto, alle 9 e un quarto, alle 9 e un quarto precise, lui parte. Allora, la colazione ho appena finito di farla, mi sono mangiata un kiwi, una mela e un pochino di mirtilli che erano rimasti e ho finito la confezione, lo yogurt e l'avena. E adesso mi bevo un po' di caffè che c'è qua dentro e metto questo che mi sta piacendo molto, l'ho preso alla Lidl, ma è una di quei prodotti che una settimana ci sono e poi li ritrovi l'anno dopo. Però buono, questa marca mai vista, si chiama Matt, doppia T. Comunque vi devo raccontare un attimo questa cosa. Ieri abbiamo guardato un film, io e il mio fidanzato, ieri sera, e
E allora ieri l'ho scelto io, ogni tanto lo sceglie lui, ogni tanto scelgo io e ogni tanto magari ci troviamo a scegliere insieme. Vabbè, ieri ho scelto io e mi sono basata su, cioè, allora io quando sto su Instagram faccio gli screenshot quando le persone consigliano, cioè le persone che seguo io. Oppure in generale, anche se mi capita sott'occhio qualcosa che mi interessa, faccio gli screenshot, quindi il mio telefono è pieno di screenshot di cose random, tipo prodotti consigliati, film visti, serie fighe, cioè magari fanno la foto alla televisione, stanno guardando quella serie, ci scrivono bellissima, io faccio lo screenshot. E quindi sono andata sulla mia, sul mio album degli screenshot a cercare un film. E ho selezionato questo che sta su Prime e si chiama The Invitation. Ecco, non mi ricordavo bene. The Invitation, cioè l'invito. Perché appunto la persona che ne aveva parlato lo consigliava, diceva che era un thriller, ma io non ve lo consiglio perché a parte che è lentissimo, mi stava venendo sonno, però sapete i thriller quando vi tengono comunque attaccati alla televisione, cioè non è che poi ti addormenti, quindi ero stanca, ma non mi veniva da dormire. Ma continuava ad essere tanto tanto lento, è stato lento per tutto il film, gli ultimi 20 minuti è successo il finimondo, e però ti faceva mano a mano salire l'ansia, quindi è un film veramente ansiogeno dove non succede nulla e alla fine succede qualcosa. Quindi non lo so se vi può interessare, vi piacciono i film ansiogeni. Guardatelo pure, altrimenti lasciate stare. E infatti, il mio fidanzato, cioè, poi lui rompe proprio le scatole. Quando scelgo qualcosa, io ha sempre da ridire, ma già dopo 5 minuti mi guarda e mi fa: "Ma che film hai scelto? Ma che è sta roba?" Cioè, così è, in ripetizione. E quindi prende, è stato tutto il film a dire: "Brava, bella scelta che hai fatto." E di solito io poi invece gli dico: "Ma no, è bello." E invece ieri non piaceva neanche a me, però volevamo vedere proprio come andasse a finire, e è andato a finire proprio mamma mia. E quindi poi alla fine era ora di dormire. Ormai ero tipo innervosita, infastidita da quello che era successo nel film, anche un po' impaurita perché sono super paurosa io. Anche i film thriller mi mettono paura. E quindi poi ho dormito bene in realtà perché ero molto stanca. Però no, non ve lo consiglio. Outfit della giornata, c'è il letto da rifare, ma io lo lascio sempre così la mattina, proprio lo sbatto bene e poi lo lascio così per fargli prendere aria. Ora poi apro tutto e il tempo che io faccio un giretto al mercato, almeno la casa arieggia anche. Comunque vi faccio vedere come mi sono vestita in maniera molto semplice. Allora, ho messo questo piumino che è uno di quelli proprio leggeri leggeri perché Google appunto ha detto che oggi farà caldo, ci saranno 17 gradi e l'ho preso su Vinted e è della Sisley. E è carino perché è un po' opaco, rimane, non rimane lucido, quindi mi sembra anche un pochettino più sobrio e quasi quasi elegante, no, non elegante, ma sì, che rimane un pochino più classico, ecco, boh, come dire. Poi sotto ho proprio una maglia semplicissima in cotone a righe verdi, però forse non si capisce che sono verdi, sì, è di Stradivarius. Ho questa borsetta che amo, che è di Coccinelle, vediamo se si vede che c'è scritto Coccinelle, vabbè, sta scritto lì e ha tutti i dettagli dorati. E questa è nuova, cioè non l'ho comprata su Vinted, ma l'ho comprata insieme anche a un altro zainetto sempre di Coccinelle, marrone, la scorsa estate a Roma, al, non mi ricordo come si chiama, c'è un outlet vicino a Pratica di Mare, per farvi capire.
e sono tutte e due in pelle, quindi mi piacciono tanto e la sfrutto bene sia in estate che in inverno. In realtà mi piace molto con il blu, con il jeans. Poi ho questo pantalone a vita alta, modello bootcut di H&M, e poi le scarpe, anche queste le avevo prese su Vinted, sono tipo un color beige, e sono di Bershka, le cercavo proprio fatte così, sono comodissime. E anche queste erano nuove, cioè le scarpe le prendo proprio nuove, mai che non le hanno proprio mai messe, perché altrimenti, cioè, piuttosto me le vado a comprare al negozio. Andiamo. No, meno male che ho trovato, cioè che ho nel portafoglio un pezzo da 20 euro, perché altrimenti stamattina non posso andare a comprare un bel niente al mercato. E cioè, io non so voi, ma sto quasi sempre senza soldi, cioè senza banconote nel portafogli. Pago sempre con il bancomat e mi scoccio proprio ad andare all'ATM a prelevare, e quindi mi arrangio sempre con il bancomat e poi ho qualche spiccetto per magari prendere il pane se dovessi andare al forno. E quindi meno male che avevo questi 20 euro, perché altrimenti niente pesce stamattina. Poi vedete, mi sono legata i capelli perché ce l'ho troppo gonfio. Comunque, invidio moltissimo le persone che hanno i capelli lisci. Questi capelli ricci sono troppo gonfi e sono arrivata a fare questa riflessione, ovvero che non rappresentano il mio carattere, perché se io me li lascio sciolti sono troppo evidenti, cioè fanno troppo chiasso. Io invece vorrei passare il più inosservata possibile e quindi vorrei essere anche ordinata, quindi avere semplicemente dei capelli lisci, ordinati. E invece questi attirano molto l'attenzione e sono, non lo so, selvaggi. Mi stanno veramente, cioè non mi stanno simpatici i miei capelli, quindi li ho legati un pochino così. Non ci sono tutte le bancarelle. Questa qui è quella del pesce. Là c'è la chiesa. E vabbè, lì ne manca una. Questa qua fa la schiacciata. Adesso vado a prendere il pesce. Lampredotto. Pigiamini. Quella è la chiesa. Io ho preso due sgombri. Le sardine erano già finite. La schiacciata. Buona. Questa è la via che vi dicevo, che mi ricorda il mio paese. Guardate com'è carina, con tutte queste casette. E adesso vado a prendere anche il vino. Qua in questa enoteca hanno un vino rosso che è buonissimo, e anche quello bianco. Rientrata adesso dal mercato, non c'erano più sardine e neanche le alici, proprio. Calcolate che sono andata presto, saranno state le 9:40, non c'era già più niente. E infatti mi hanno fatto uno a quest'ora, erano due ragazzi giovani, e no a quest'ora, cioè come se fossero, non lo so, mezzogiorno. E ha detto che sono appunto le cose che vanno via prima di tutte le altre. E a volte, vabbè, non vado proprio ogni settimana al mercato il giovedì, però a volte vado con la signora qua sotto, che abita qua al piano terra, e quando vado con lei vado sì realmente presto, tipo verso le 8, 8 e un quarto scendiamo e andiamo al mercato. Quindi quando sto con lei non ho mai avuto problemi a trovarle, le ho sempre trovate, e invece oggi anche pensavo che a quest'ora ci fossero, e invece assolutamente no. Quindi gli ho chiesto che pesce azzurro avete, e alla fine ho preso due sgombri, me l'ha già puliti, quindi sono già pronti.
Alla fine è meglio così perché invece di farle oggi a pranzo solamente per me, che poi sarei dovuta stare lì a pulirle, ho già gli sgombri e li faccio stasera al forno, così li mangia anche il mio fidanzato. E quelli poi che altro ho preso? Poi ho preso la schiacciata, così almeno il mio fidanzato è contento quando tornerà a casa da lavoro. E lì è un pochino più, cioè comunque qua in generale a Firenze sono proprio cari per qualsiasi cosa, e lì la schiacciata costa 12 o 13 euro al chilo, non mi ricordo, l'ho anche ripresa, dopo guarderò. E però la Coop anche la fanno molto buona, ma sono a fuoco, la fanno molto buona e costa di meno alla Coop a Sesto Fiorentino. E però vabbè, anche lì è buona, visto che c'ero, l'ho presa direttamente lì. Vabbè, 2 euro di schiacciata non è che ho pagato chissà quanto, l'ho preso tipo un pezzo così alta. E poi sono andata all'enoteca e ho fatto proprio scorta di vino, ora vi faccio vedere. Su richiesta del mio fidanzato ho fatto scorta di vino, che lo beviamo entrambi ed era finto. Ho preso 5 litri di bianco Monteriggioni e poi altri 5 litri rosso Valdarno. E mi piace tantissimo questo sistema, non l'avevo proprio mai visto da nessun'altra parte. E c'è la scatola di cartone che è riutilizzabile, quindi quando la finite gliela riportate e voi e loro dentro vi mettono questa busta gigante, questa è da 5 litri, la riempiono di vino ed è una busta che ha tipo una doppia camera. C'è la parte ritagliata qua, voi l'aprite, viene fuori quel specie di tappo, voi vi servite direttamente con il bicchiere qua, premete, vi riempite il bicchiere e questa rimane così per tutto il tempo appunto che avrete il vino. E perché praticamente quando voi versate il vino non fa entrare l'aria, quindi è un ottimo sistema per mantenere il vino. E si può fare anche con quello bianco perché è fermo e non è frizzante. In questo caso quello bianco però io lo metto in frigo in modo che sarà fresco quando lo berremo. E poi ho preso anche la schiacciata, guardate che bella, buonissima. Comunque sono cari, perché stavo controllando gli scontrini, lo sgombro l'ho pagato, cioè costa 15 euro al chilo. È vero che lì è fresco, però insomma, cioè, molto caro. Ecco, io volevo far vedere questo sistema, vedete come rimane carino? Noi non l'abbiamo proprio mai visto da nessun'altra parte. E questo che è rosso, ora lo mettiamo lì sulla tavola e poi durante il pasto, quando vogliamo bere un po' di vino, mettiamo lì sotto il bicchiere e ci serviamo. E questo può rimanere così per tanto tanto tempo, non si rovina, perché appunto quando si versa il vino non entra l'aria nel resto del vino che sta all'interno di quella busta di plastica che vi ho fatto vedere, che è molto particolare, non è semplice plastica. Bella Firenze, bello tutto, ma quanto è cara, cioè va bene viverci per un periodo limitato se non hai la casa di proprietà e tutti i vari comfort tra affitto e anche per dire, ecco, vedete, uscire a comprare il pesce o anche il pane, c'è un posto qua vicino che il pane lo fa pagare. Mi sembra 6,50 euro o 7 euro al chilo, non sto scherzando, pane semplicissimo e anche sciapo, che a mio fidanzato per esempio non piace per niente. E un giorno, cioè, sono entrata lì, ho preso un pezzettino di pane, un pezzettino di schiacciata e ho pagato un botto. Mi sono messa d'accordo con la signora del piano di sotto e ci vediamo per pranzo. Viene lei qua, ma siccome lei è un po' particolare per mangiare e di solito mangiava con un cappuccino e allora... per il ponte, quello di Ogni Santi, a cavallo tra ottobre e novembre, siamo tornati giù in Puglia e quindi ho preso il cappuccinatore che avevo lasciato giù e l'ho portato qua, visto che lei è appunto amante di cappuccini, glielo faccio qua ogni tanto, gli dico sali, che così almeno ci prendiamo un cappuccino, perché di solito lei lo va a prendere al bar.
E allora le ho chiesto: vuoi pranzare con un cappuccino? Ha detto no, perché è troppo dimagrita e quindi ha bisogno di iniziare a mangiare seriamente per pranzo, come è giusto che sia. Però viene già mangiata, in poche parole. Quindi all'una io faccio una pausa di 20 minuti, 20-25 minuti, quindi viene su, parliamo un po' mentre io pranzo, lei appunto già pranzato e poi torna a casa sua e io continuo a lavorare. E adesso mi sono messa qua davanti al computer, accendo tutto e ci sentiamo dopo. No, vabbè, ho notato adesso mentre parlavo che il robottino non è tornato nella sua casetta, quindi sta da qualche parte in giro per casa. Ora lo vado a cercare e quindi a questo punto non ha neanche terminato la pulizia. Ogni tanto si incastra e mi dimentico sempre puntualmente di togliere le cose in cui so che lui si incastra. Però vabbè. E comunque, che cosa vi avevo detto nello scorso vlog? Che sarei andata in palestra il martedì, il mercoledì e il giovedì questa settimana. E invece oggi è giovedì e non andrò in palestra. Però diciamo che non vado non perché non mi vada, ma perché mi sento realmente stanca. Quindi non è un fatto di pigrizia, ma è perché sento proprio che il corpo basta, ha già dato. Ieri non ho vloggato, ma è stato un allenamento bello, intenso, e quindi ho fatto 2 giorni consecutivi. Oggi me lo prendo di pausa e a questo punto andrò domani a fare yoga, domani mattina. Allora, vado a iniziare a preparare il pranzo. Mi sono messa questa perché a stare al computer mi è venuto freddo. Allora, sono le 12:46, sì, vado, ma tanto ho tutti avanzetti, non è che devo cucinare cose in particolare, però la signora viene sempre in anticipo, ormai lo so, viene sempre quei 5 minuti in anticipo e quindi mi voglio già preparare tutto, perché altrimenti poi non riesco a chiacchierare, a preparare, insomma. Ok, vabbè, adesso prendo questi avanzetti. Oggi per pranzo mi mangio i fagioli con il tonno, la cipolla rossa e i pomodorini che sono avanzati da ieri sera a cena, li avevo fatti proprio un po' in più, che così appunto me li sarei mangiati anche oggi a pranzo, però cioè, sono parecchi questi, quindi non li mangerò tutti, me li verso un po' nel piatto e poi ho tagliato 2 finocchi, me li mangio anche così proprio a spicchi, ho il frigo pieno di finocchi perché sono quelli di casa dell'azienda. E calcolate che noi siamo tornati qua a Firenze il 2 dicembre e no, scusate, il 2 gennaio, il 2 gennaio e ce n'ho ancora tantissimi, li devo consumare, non ce la faccio più a mangiare i finocchi, però vabbè, li sono tagliati 2 e quindi oggi questo è il pranzetto, ora prendo anche un po' di pane. Allora, pranzetto finito, sono quasi le 2, mancano tipo 5 minuti e la signora qua sotto, la mia amica, è andata via da poco, quindi alla fine non siamo state solamente 20 minuti, ma quasi un'ora, cioè sì, un'ora perché è arrivata che erano proprio le 13 precise. Adesso mi lavo i denti e poi mi rimetto al lavoro. Comunque, lei è proprio uguale, cioè identica, mi ricorda un sacco Winona Ryder, ma proprio anche nei modi, cioè ha proprio dei modi delicati e anche proprio esteticamente, i capelli corti, neri, cioè proprio uguale a Winona Ryder, solo che gli occhi, invece di essere scuri, sono chiari, cioè ha gli occhi chiari. E poi ha una pelle bellissima, proprio la grana della pelle, che la invidio tantissimo. E lei è più grande di me, ha 1 anno di più di mio fratello, quello più grande, quindi è del 73. E ha la pelle veramente bella. Sempre a guardare la pelle del viso e vabbè, mi lavo i denti, torno al lavoro, va? Allora, denti lavati. Ora ho preso un'altra bottiglia d'acqua, chiudiamo la porta con lo stanzino e l'altra che avevo l'ho finita, quindi ora ne inizierò un'altra
E comunque, che bella sensazione ti dà avere i denti pulitissimi. Non lo so, a me dà piacere. Comunque, stavo pensando che più tardi mi sa che vado a fare una capatina da Intrend, che ce l'ho proprio qua vicino casa. Con la macchina si raggiunge velocemente, sono pochi chilometri di distanza da qui. E qua con il lavoro dovrei aver finito per le 4 e mezza, un quarto alle 5, ecco. E nel frattempo dovrebbe essere tornato il mio fidanzato, quindi sto un pochino con lui. In tutto ciò sto a fuoco? Sì. E poi voglio uscire un po', ma sarò poco fuori, ecco, giusto per fare un giretto lì da Intrend e poi torno a casa e continuo a stare con lui. Però, siccome tra un mese è il mio compleanno, il 17 febbraio, l'altro giorno il mio fidanzato mi fa: ma per regalo vorresti qualcosa da quel negozio che ti piace tanto? E io pensavo intendesse Primark. Quindi ho detto: ma intendi Primark? E invece lui mi dice: no, quel negozio che c'è qua vicino che vende abbigliamento. E quindi ho capito che intendeva Intrend. Però detta da lui questa cosa è strana perché in tutti questi anni che stiamo insieme lui non mi ha fatto mai regali frivoli, fra virgolette, mi regala sempre qualcosa che effettivamente mi serve. Quindi qualcosa di utile, per esempio l'ultimo regalo che mi ha fatto a Natale sono stati dei pantaloni dell'abbigliamento da moto, quindi cose di quelle rinforzate per andare in moto, perché appunto lui ha la moto e andiamo in moto. E sempre così, cioè mi ha sempre regalato cose utili, ora però le cose utili sono finite, cioè non ho realmente più bisogno di niente e quindi si può iniziare a fare dei regali che piacciono a me. E, per esempio, lo scorso weekend mi ha fatto già, diciamo, un anticipo di regalo di compleanno, sempre utile, ecco, l'ultimo regalo utile che mi serviva me lo ha fatto e siamo andati alle grotte, a delle grotte che stanno vicino Lucca e quindi mi servivano delle scarpe da trekking, io le avevo, ma si sono rotte, le avevo portate anche dal calzolaio, ma mi ha detto che non si potevano aggiustare e quindi prima di andare a queste grotte gli ho detto passiamo da Decathlon che mi compro un paio di scarpe e poi alla fine invece me l'ha pagate lui, me l'ha comprate lui, quindi gli ho detto ma allora consideriamo questo come regalo di compleanno? E mi ha detto se vuoi sì. Allora però dopo ne ho approfittato, gli ho detto ma da Intrend quindi niente, non si può più comprare niente. Mi ha detto se vuoi vai, guarda se ti piace qualcosa e magari lo possiamo aggiungere al regalo di compleanno. E ormai me l'aveva detto questo Intrend, se no va benissimo così, cioè non ci facciamo anche regalini piccoli, non per forza bisogna spendere chissà quanti soldi, però ormai mi aveva detto che mi avrebbe regalato qualcosa da Intrend, quindi io l'ho preso in parola. E vabbè, a parte gli scherzi, vorrei andare a vedere se c'è qualcosa di carino, perché ora ci sono anche i saldi. Calcolate che io da Intrend mi sono già comprata due cappotti, da sola, con i miei soldi. Sono uguali, identici, stesso modello. L'ho comprato uno la scorsa estate, a Roma. C'è il negozio Intrend che sta abbastanza vicino a quell'outlet che vi dicevo stamattina, dove ho comprato le borse di Coccinelle. E l'ho preso rosa, molto particolare, ma è veramente bello. Cioè, non, so già che non mi stancherò proprio mai di quel cappotto e di ottima qualità. E adesso che siamo a Firenze e ce l'ho così vicino, piacendomi così tanto quel modello, sono andata a comprarmelo anche blu, quindi un color blu scuro che è veramente quello proprio non passa mai di moda. So già che entrambi li utilizzerò finché campo, in poche parole, quindi va bene spendere un pochino di più perché so che li userò sempre e non si rovineranno. E,
Però ora vabbè, non mi va di farmi comprare giacchetti o cappotti, cose costose, però visto che ci sono anche i maglioni molto belli, di un ottimo filato e soprattutto sono molto particolari, ecco, hanno lavorazioni particolari, filati particolari, vorrei andare a vedere perché calcolate che quelli prezzo piano costano intorno ai 70-80 euro. E con gli sconti magari si compra bene, quindi mi vado a fare un giretto. E nulla, tutto qua. Ah, vi faccio vedere le scarpe però, quelle prese da Decathlon, anche lì c'erano i saldi. E a me piaceva proprio il paio di scarpe più scontato in assoluto, che è anche comodissimo. È waterproof e calcolate che c'era in due colori. Hanno scontato solo questo colore qui perché effettivamente è difficile da vendere perché è un color ruggine. L'altro colore era salvia, verde acqua, ecco, e era a prezzo piano, sta a 79 euro e qualcosa, e invece questo era scontato a 49 euro, solo perché ha questo colore che è difficilmente vendibile, ma a me piaceva proprio questo colore, è così particolare e poi abbinato ai calzini, perché io le scarpe da trekking le metto con i calzini quelli alti, che arrivano un pochino a metà polpaccio, l'ho abbinato ai calzini viola ed è meraviglioso, cioè un colore ruggine con il viola ci sta da Dio, ora ve lo faccio vedere. Le vedete molto più sparaflesciate di quello che sono. Calcolate che è un bellissimo color ruggine e invece le vedete completamente arancioni, proprio quasi fosforescenti. È un peccato. E comunque sono molto carine, a me piacciono tantissimo. E era proprio il paio che mi piaceva di più in assoluto e sono stata contenta che erano anche quelle più scontate. Sì, vabbè, sono un po' sporche perché appunto le ho già usate lo scorso weekend e sono molto comode. E sono tipo scamosciate. Orario di punta. A Firenze sono le 17:47, per fare 2 km con la macchina ci ho messo 15 minuti. Sono arrivata da Intrend. Mi devo anche sbrigare perché per le 7 ceniamo, quindi faccio un giretto veloce e poi torno a casa e inforno il pesce. Andiamo a vedere cosa ci propone Intrend. Non c'è niente che mi piaccia così tanto da dire lo voglio. Questo è carino, è morbidissimo, e però sa tanto. Dov'era? Stavo guardando qui. Eccolo. Allora, costava 158, scontato del 29%, 111 euro. No, no. In realtà anche questo è carino, ma anche questo è carino. No, questo qua. Però niente che è morbidissimo, si sente che ha proprio un bel tessuto. Questo mi piace, è particolare, anche se sì, ha dei colori, tanti colori messi insieme, comunque non mi dispiace. Però è rimasta solamente la taglia L e il prezzo comunque è alto, 109 euro scontato. Invece questo per esempio è carino, infatti io cercavo proprio qualcosa di questo colore, carta da zucchero. E, è un cardigan fatto così, questo costa 70 euro. Però avrei preferito un bel maglione grosso in questo colore, ma non c'è, ora vado a vedere là. Proviamo questa nuova inquadratura. Ho
Io sono ancora vestita così, con i jeans. Sono stata tutto il giorno con i jeans dentro casa, non è mai successo. Io se esco la mattina, poi appena torno a casa mi metto subito in tuta. E invece oggi, con il fatto che stavo registrando il vlog, sapevo che poi in pomeriggio, se mi andava, potevo uscire dopo lavoro, sarei uscita. Ho detto, vabbè, rimaniamo vestiti, ma sono le 7:05 e sono ancora vestita. Sono tornata da entrando e mi sono messa subito a preparare la cena. Non sono neanche stata a cambiarmi perché tanto poi con il pesce, vari odori mi sarei poi impuzzolita e quindi poi mi cambio dopo la cena a questo punto. E adesso da entrando nulla, il nulla cosmico. A meno per quanto riguarda i miei gusti, non ho trovato nulla di carino. C'era sì quel maglioncino rosa, ma a prezzo pieno. Non so se sentite il mio fidanzato. Io mi sono chiusa qua in camera perché sta parlando al telefono già da un bel po' con un suo collega e non riesce mica a stare fermo in un punto o in una stanza. Cioè, lui deve vagare continuamente in tutte le stanze e parla con questo vocione alto. Quindi mi sono chiusa qui, ma sento che sta qua fuori. E che vi volevo dire? Nulla, vabbè, un maglioncino da in-trend 158 euro, scontato 111 euro. Sì, certi maglioncini molto carini, ma prezzi sempre per quanto mi riguarda veramente troppo alti, quindi niente in-trend. E potrei provare all'OIS perché all'OIS ci sono cose molto carine anche di vari marchi più di alta qualità e poi anche la linea Piombo è molto carina. Comunque, quando sono tornata non mi andava di accendere il forno e allora ho scritto su Google branzino in padella e questa è letteralmente proprio la prima ricetta che ho trovato. L'ho aperta e ho fatto questo mix, questo sughetto con il limone, l'aglio, l'olio ovviamente e le olive. E poi il sfumato con il vino bianco, e poi alla fine ho messo il prezzemolo. Questi poi mano a mano li giravo e adesso l'ho rigirati di nuovo e li impiatto. E vediamo come sarà. Ah, il pepe nero anche ho messo. Branzino, questo che ha più aglio sopra, l'ho messo per me perché a mio fidanzato non gli piace mangiare gli spicchi d'aglio cotti, però lì credo che ce ne sia uno. Insalata, pane e poi i finocchi sono avanzati da oggi. Buon appetito! Io adesso mi vado a struccare e poi mi metto il pigiama e poi aspetto che finisca questa chiamata e ci mettiamo a cena. È già tutto pronto sul tavolo. E poi nulla, poi andrò a dormire presto perché così se mi sveglio prima riesco a editare i video la mattina presto e quindi me li tolgo subito da mezzo e ho tutta la giornata libera poi per lavorare e fare altro. E infatti domani sarà una giornata impegnativa anche perché lui torna all'ora di pranzo il venerdì, quindi la mattina vado a fare yoga e poi devo lavorare tutto il resto della mattina, perciò poi non avrei tempo di montare il video, ma comunque domani poi continuerò anche a registrare e vedrete altri video nei prossimi giorni. E domani pomeriggio poi arriva anche la mia amica da Milano e passerò con lei il fine settimana, quindi sì, potremo registrare. E per ora vi saluto, vedete come cammina, cioè proprio mette ansia. E ci vediamo presto con altri video. Ciao!